Ciao fringuelli, oggi vi porto in paradiso a pochi metri dalla Cassia, l'antica strada che porta a Roma da Siena o viceversa. Si trova questo angolo di paradiso, una strada bianca che io come sempre sto affrontando con una bicicletta non adatta e come vedete pattina maledettamente. Mettiamo un rapporto più consono, va, che come avete visto non ho praticamente grip. Allora, oggi parliamo di tasche, zaini o borse, cioè come trasportare la nostra attrezzatura, il materiale, quando usciamo in bicicletta. Allora, io sono un caso a parte, non dovete prendermi in considerazione, anche perché nella mia borsa, nel mio bagaglio porto sempre anche l'attrezzatura per fare video e questo ovviamente preclude la scelta del contenitore, però ci sono molti metodi per trasportare il proprio bagaglio, la propria attrezzatura. Ovviamente non sto parlando di bikepacking, quella la considero un'altra cosa, un'altra branca dell'andare in bicicletta. Vediamo dove porta questa strada. Ora spaccherò in tre il telaio della Giant, però noi in Toscana non abbiamo paura di niente. Allora, generalmente si può scegliere tra tasche, zaino o borse da collegare alla bicicletta. Partiamo dalle tasche. La tasca è la prima riserva di spazio del ciclista. Nelle tasche troverà alloggio il vostro telefono, i documenti, le chiavi, qualche barretta e un piccolo snack. E se c'è molto spazio dietro e al contempo non avete un bagaglio eccessivamente ingombrante, troverà posto anche un piccolo multitool. Questo, diciamo, è l'ABC del ciclista, cioè dietro le tasche c'entra questo tipo di materiale, niente di più, niente di meno. Scusate, io intanto mi godo il panorama perché è mozzafiato. Se però come me avete necessità di portare con voi anche altri accessori, qui la scelta si fa molto ampia. Allora, lo zaino, sto pedalando sulle corna delle zanzare con i pneumatici da 25 mm sul breccino molto impolverato, perché qua è molto tempo che non piove, rischio veramente di cadere a terra. Comunque, come avete avuto modo di vedere, io generalmente, se ho bisogno di portare molta attrezzatura con me, utilizzo uno zaino. Ora, lo zaino, ad essere sinceri, va benissimo nella stagione invernale, perché anche se il mio è uno zaino pensato per la corsa in montagna, quindi molto areggiato, non opprime troppo, ha tutti i lacci e lacciuoli per permettere di essere ben saldo sul busto, però comunque è un qualcosa che diciamo impedisce la perfetta sudorazione del corpo e la perfetta ventilazione del corpo. Però è anche vero che se dovete portare molto materiale, lo zaino fa il caso vostro. Tra l'altro si trova nella parte alta del corpo, quindi non arreca ingombro alla bicicletta. L'unica cosa è che è una massa comunque in più che si trova sulla schiena e che sposta il baricentro verso l'alto, e questa è una cosa su cui bisogna riflettere quando si decide di uscire in bicicletta con uno zaino. Altra cosa, lo zaino tra l'altro impedisce di avere borse sul frontale della bicicletta, sul manubrio, quindi avrete completamente libero la barra del manubrio, potete appoggiare tranquillamente le mani, l'aerodinamica della vostra bicicletta non è rovinata. E questo ovviamente rende la bicicletta più leggera, ok? Se però lo zaino diventa ingombrante o come me decidete di non utilizzarlo nei mesi... Porca miseria, mi è partito il pedale. Scusate, ma quando sono sulla strada bianca il piede sinistro lo tengo sempre sganciato perché non ho veramente grip. Ecco, vi dicevo, quando però decidete di non utilizzare lo zaino, ma volete utilizzare altri sistemi, beh, avete l'imbarazzo della scelta. Potete utilizzare borse da manubrio, dove disporre tutta la vostra attrezzatura, borse sottosella,
utili, in particolare per i kit di riparazione e gonfiaggio della vostra bicicletta, oppure delle vere e proprie borse da viaggio da mettere sotto la sella. Sono molto più lunghe, molto più voluminose, sono anche un po' più ingombranti rispetto al classico borsello sotto sella. A me non piacciono, però diciamo che se avete necessità di portare grandi materiali, beh, insomma, è una valida soluzione. Altra cosa, se avete bisogno di più spazio per alloggiare la vostra attrezzatura, ma non volete spendere soldi in zaini particolari, borse o quant'altro, vi consiglio una falsa borraccia. Ora, d'estate, sacrificare una borraccia per inserire una falsa borraccia dove magari mettere del materiale non è una scelta molto intelligente, anche perché quando la temperatura sale notevolmente, avere 1,5-2 litri di acqua a disposizione da cui bere fa la sua differenza. Però diciamo che tutto dipende da che cosa dovete fare con la vostra attrezzatura. Tutto dipende da che tipo di attrezzatura è. Come vi ho detto, io porto con me sempre l'attrezzatura per girare video e questo per me è un pochino limitante, perché comunque telecamere, cavalletti, macchine fotografiche, GoPro hanno bisogno di spazio, non possono essere buttate lì, anche le loro custodie sono molto ingombranti, quindi tutto dipende da quello che dovete fare. Allora, io non ho la più pallida idea di dove sto andando. Oggi sono veramente alla cieca. Comunque, vediamo un po'. Quindi, diciamo che per uscite di un giorno, uno zaino o una borsa da manubrio o una borsa sottosella molto abbondante è perfetta. Comunque, ragazzi, come vi dicevo, tutto dipende da quello che dovete fare. E capirete benissimo con l'esperienza qual è la soluzione migliore. Ok ragazzi, io adesso continuo lungo questa strada paradisiaca. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento alla prossima, ciao! Buongiorno. Se vado sempre dritto, dove risbuco? Qui ti porta sotto una. O se no va fino giù. Se non vuoi andare ancora, poi ti porta dietro a Monteroni. A Monteroni. Ti porta la collandina, non ti dovrei gommare. Ah, ma quella strada là, quella che va là su... Sì, quella che ora qui diventa strada bianca. Poi ah, si sale, ok. Ti salita a sinistra, poi scendi giù, poi risale un altro po'. Ok, grazie. Prego.